Bene, aspettavo, pensavo fare, mo non lo so il tempo, però spero di aver fatto un buon tempo, vediamo un poco. Hai gareggiato negli 80 metri? Sì. Da quanto tempo sei impegnato in questo sport? 6 anni e mezzo. È una grande passione. Beh, sì. Le emozioni sono tante e forti. Prima e dopo una gara i colori del mondo intorno hanno un colore diverso. La 17ª edizione del meeting sotto le stelle è una miscela bellissima e intensa di aspettative, deluse o meno, di speranze, di sacrifici e di gioie. 550 atleti arrivati da tutto il centro-sud hanno affollato il Campo Coni per la manifestazione organizzata dalla Monte Miletto Runner. Allora, da Foggia, pronti per gareggiare? Sì, abbastanza. Perché abbastanza? Perché Non si sa mai come va a finire. In una gara a Campobasso è caduto mio fratello. Vabbè, speriamo che non succeda. E in che cosa gareggerete? Nei 200 metri. 200 metri. È sempre un modo bello, no, confrontarsi con altri atleti. Sì, perché anche per vedere tipo come si sentono gli altri atleti che magari si sentono al nostro stesso modo, quindi capito, è una cosa. È un momento di crescita e di confronto. Sì, anche per conoscere altre persone, perché poi l'importante non è vincere, ma partecipare. Un appuntamento davvero da non perdere, soprattutto dopo 2 anni e mezzo in cui tutto è cambiato per i ragazzi, come racconta questa istruttrice. A volte sono un po' spauriti, però sicuramente tanta voglia di stare insieme, di ricominciare. Diciamo, noi con l'atletica siamo anche stati fortunati perché non abbiamo avuto delle chiusure totali, però loro sono poco abituati, soprattutto in alcune fasce di età, sono poco abituati anche proprio allo stare insieme. 32 gare tra velocità, salti e lance, tanti campioni in gara, tra cui Antonio Cannalonga, undicesimo giavellottista al mondo nella categoria Under 18. Sacrifici e tanto tanto allenamento. Queste sono le cose principali. Anche grandissima concentrazione. Certo, il lato mentale è molto importante dal punto di vista sportivo e alleniamo sempre anche quello.